cari amici vicini e lontani, bentornati in questa edizione estiva di Ascolta Parola sulla piattaforma Telegram. Questa sera abbiamo un ospite di sessione, l'avvocato Fabrizio Abate e la moderatrice Donatella di Sottoglac. Buon ascolto. Buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo. La nostra puntata odierna ha come ospite Fabrizio Abate, avvocato che finora o quasi si è occupato di diritto e di economia e che ora ha scritto un libro di fanta realtà thriller senza nessun morto. Fabrizio, allora, dici due parole e poi iniziamo con le domande. Allora, intanto buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, ho scritto questo libro che ha intanto è un giallo d'azione proiettato nel futuro, ma anche degli scopi culturali, cioè uno segue l'azione, gli avvenimenti e si diverte, però dopo può fare una serie di riflessioni. Allora, senti, sei stato chiarissimo, adesso però entriamo nel merito. Di che mistero si tratta e quali sono queste tre cattedrali? Allora, i misteri sono tanti. Nel titolo è citato solamente una serie di misteri che riguardano le cattedrali. Perché? Perché il primo mistero apparente è quello di un incendio di una cattedrale ed è l'unico che posso dire qual è. È la cattedrale di Notre Dame de Parigi, quindi un luogo simbolico, e l'incendio simbolico. Il mistero consiste nel fatto che non si capisce all'inizio se questo incendio è voluto, doloso, occasionale, frutto di terrorismo, oppure fa parte di un grande piano occulto. Su questi dubbi parte il libro. Allora, magnifico, senti una cosa, qual è il filone di questo libro? Perché tu hai parlato di diversi attori. È difficile sintetizzare il filo conduttore del libro, nel senso che ce ne sono vari che si intrecciano, quindi devo semplificare. Il primo filo conduttore è un grande esperimento scientifico paradossale che avviene in un'epoca futura, il Neoevo, ma questo esperimento scientifico mi dà la possibilità sia di creare tutti gli intrecci, sia di porre dei problemi molto seri sulla scienza, sulla tecnologia, sull'economia, quindi non importa che l'esperimento sia inventato e impossibile. È un esperimento che dà luogo a tutte queste vicende e riflessioni. Quindi il primo motivo conduttore, potremmo dire, e il primo mistero è: che cos'è questo esperimento? Cosa vuole ottenere? Quali sono i veri obiettivi? Perché dopo un po' si scopre che ognuno ci mette il suo obiettivo. Ce ne sono obiettivi che sono conosciuti da pochi, altri da pochissimi, infine c'è un obiettivo che sarebbe splendido, ma che non possono dire e quindi conoscono solo in due, perché se lo conosce qualcun altro può succedere un patto. Bene. Che legami esistono tra la realtà e la sede attuale e le situazioni nel libro? Beh, intanto il libro è proiettato al futuro, questo è vero. Però le dinamiche, le battaglie, le lotte di potere sono lotte che sono avvenute in tutti i tempi, quindi non c'è un legame solo col presente, ma anche col passato, ed è quindi un invito indiretto a ristudiare la storia, nel senso che uno il libro se lo legge come un giallo, quindi se non sa la storia, bene, sta ai fatti che gli vengono raccontati. Ma se è una persona un po' più intelligente e vuole riflettere, dopo aver letto il libro si va a rivedere la storia, le radici della storia, che appunto sono indicate in modo provocatorio, in modo sorprendente, per obbligare ad andare a rileggere
e riflettere, ricordando però sempre che la storia la scrivono i vincitori, quindi come la sappiamo noi, no, non è la realtà, ma è come ci viene raccontata dai vincitori successivi. Senti, un'altra domanda. Tutto l'Occidente va verso la virtualizzazione della moneta e ciò accade anche nel tuo libro, che in qualche modo sì, è in anticipo su quello che capita, è capitato e sta per capitare. Cosa ci dici di questa virtualizzazione della moneta? Veramente. Oltre che la moneta, qui si sta virtualizzando tutto, dai diritti al lavoro, dai libri alle leggi. E il libro immagina un futuro in cui questa situazione è ancora più spinta, e però lo fa apposta perché vuole indurre a riflettere che ci sono dei grandi vantaggi nella digitalizzazione, ma ci sono anche dei grandi pericoli, pericoli di controllo, pericoli di autocrazia, pericoli che qualcuno manipoli la digitalizzazione. E ci sono dei fatti emblematici nel libro. Il giuramento sugli algoritmi, cioè gli algoritmi che dovrebbero essere delle questioni matematiche, vengono trasformate in una questione quasi di fede, devi avere fiducia, però qualcuno qualche dubbio ce l'ha nel libro, e c'è a un certo punto i due massimi gerarchi dicono: ma ci possiamo fidare degli algoritmi? Ecco, se lo dicono loro, facciamo bene a porci questo problema un po' tutti e a capire verso dove stiamo andando. Ancora un'ultima domanda. L'eroina del libro, parlaci solo un secondo dell'eroina del libro e quella che bene o male riesce a bloccare il complotto fino a un certo punto e si vedrà, eccetera, eccetera. Però parlaci allora, chi è l'eroina? È una eroina emblematica. Rappresenta il mondo femminile, l'intelligenza femminile, ma non è la classica, diciamo, agente del servizio segreto, non è una che fa politica, si occupa di poesia e di musica, quindi quanto più lontano possibile dalle beghe dell'impero, dalle beghe di questo esperimento scientifico. Viene chiamata in causa dalle stelle, dall'astrologia, da Nostradamus, che gli dice: guarda che qui stanno succedendo delle cose gravi, quindi abbiamo un personaggio femminile che si deve occupare di queste vicende quasi a forza, quasi controvoglia. All'inizio cerca di avvisare le autorità, quando si accorge che la situazione è grave, che ci sono dei forti rischi che l'esperimento fallisca, e se fallisce è una catastrofe mondiale, allora scende in campo, combatte con le armi femminili, con l'intelligenza, con l'astuzia, con le alleanze, e vedremo come va a finire. Lasciatemi un po' di suspense per chi vuole leggere questo giallo. Bene, senti, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi e per averci portato un libro così interessante che sono sicura che
potrebbe essere un ottimo compagno per le nostre vacanze e anche non solo un racconto, una favola, thriller, ma anche qualcosa di più, una lettura della realtà che ci sta che ci circonda. Ti ringrazio tanto, spero che di averti ancora con noi, magari per approfondire qualche lato di questo libro e anche di avere magari qualche lettore che ci mandi qualche problema, qualche idea, qualche recensione sul tuo libro in modo da discuterne in un prossimo futuro. Allora, intanto io ringrazio. Ci dici bene il titolo e la copertina e dove si trova? Sì, allora, intanto il libro si chiama Astrolia e il mistero delle tre cattedrali. Si trova su Amazon e su Kindle. Io però l'autore e tu. L'autore Fabrizio Abbate, e anche su Amazon si trova la scheda autore. Però avendo notato che Amazon, come dire, fa delle difficoltà, c'ha migliaia di titoli, la gente si confonde, invece che Astrolia, il libro gli scrive Astrologia e non lo trovano. Allora io ho fatto sul mio sito www.assodiritti.it un link speciale, libro Astrolia, e lì si trova tutto. Si trova il collegamento con Amazon, si trova la scheda autore, si trovano interviste e recensioni che aiutano a scegliere il libro, non per sentito dire, ma con delle informazioni. Detto questo, è vero, io lo lancio con lo slogan quest'estate: regala e regalati il libro più sconcertante del momento, il libro che non puoi non leggere se vuoi sapere perché nulla sarà come prima. Quindi buona lettura e ci vediamo qualche altra volta se vogliamo approfondire. Grazie infinito Fabrizio, grazie, ciao, arrivederci. E con questo saluto al nostro autore, saluto anche quelli che ci stanno seguendo. Buon serata.